questa sera con Donatella Pagliacci, che insegna all'Università di Macerata, affronteremo un tema particolarmente interessante per diversi motivi, diciamo così, antropologici, linguistici, politici, che è la menzogna. Menzogna e malinteso, il dilemma del mentire tra dovere, potere e volere. Questo è il titolo che ci ha suggerito Donatella. E quindi, insomma, noi crediamo che sia un tema che susciti non solo interesse, ma anche poi una certa reazione, insomma, certe suggestioni, tenuto conto anche del clima in cui ci troviamo in questo periodo, insomma, così di campagna elettorale, in cui volano promesse, volano appunto menzogne, volano discorsi fatti ad arte. Lì, secondo me, fare una riflessione sul mentire potrebbe essere uno strumento utile anche per filtrare, per interpretare alcuni discorsi, alcuni linguaggi. Ma questo, appunto, poi, insomma, ci dirà Donatella, e magari uscirà fuori dal dibattito, usciranno fuori dal dibattito riflessioni anche su questi temi. Donatella si occupa di antropologia filosofica e di filosofia morale, diciamo ha un'ampiezza di interessi davvero notevole, va da Agostino a Hannah Arendt, e però poi ci sono tutta altri autori contemporanei, alcuni dei quali appunto hanno lavorato sul malinteso, sulla menzogna, sull'inganno, l'equivoco, eccetera, che probabilmente verranno fuori anche stasera. E quindi io ti cedo volentieri la parola, ringraziando anche chi è venuto ad ascoltare, rimando poi, insomma, eventuali altre considerazioni in sede di discussione. Okay. Sono io che ringrazio voi, che ringrazio innanzitutto l'associazione Scolè per questa iniziativa, per il lavoro che svolge e quindi per tutta l'organizzazione e l'accoglienza, ma ringrazio anche Arianna, che insomma è un po' il gancio, si dice, di questo nostro essere qui oggi. Devo dire che ho proposto questo tema per una varietà di ragioni. Innanzitutto vi racconto molto brevemente la ragione per cui ho iniziato a occuparmi di questo tema, cioè il tema della menzogna. Perché io devo dire nutro un profondo, per me anche problematico, rifiuto della menzogna, nel senso che ho proprio una sorta di allergia quasi epidermica alle menzogne. Allora, a un certo momento mi sono chiesta se e in che misura anche la filosofia possa aver trattato questa materia, e ovviamente occupandomi di Agostino sono incappata in, diciamo così, veramente due opere che quest'autore dedica a questa tematica. Quindi approfondendo, e veramente gli ho anche dedicato un corso monografico al tema del mentire, mi sono resa conto intanto della vastità di questa tematica nell'ambito della filosofia, ma anche direi dell'antropologia filosofica, fino a autori che, come dicevamo, trattano addirittura della questione della menzogna, e facendo una distinzione tra menzogna umana e menzogna animale, perché c'è in particolare un autore che ritiene che non è così scontato pensare, anzi che dobbiamo imparare a pensare che gli animali non semplicemente si mimetizzano, ma in realtà ci sono delle situazioni, delle circostanze nelle quali mentono in maniera proprio palese. Quindi la menzogna, si direbbe, è qualcosa che ha a che fare con gli esseri viventi e non solo gli esseri umani. E allora questa cosa mi ha sempre di più, devo dire, interessata, fino a scoprire un autore che secondo me tratta questo tema della menzogna in maniera encomiabile, che è Vladimir Yankelevich, che è un filosofo che si studia poco per la verità, ma che è un grande filosofo, è un filosofo russo naturalizzato in Francia,
che dedica appunto a questo tema, e lo fa secondo me in maniera estremamente interessante, un'opera che si intitola La menzogna e il malinteso, ma riprende poi questa tematica in diversi altri momenti della sua riflessione. Quindi da qui veramente l'interesse per lo sviluppo di questa tematica. E allora, come dire, questo tema ci interessa, mi interessa da un punto di vista antropologico, perché, come proverò a dire, che quindi è anche una ricerca in Fieri che si è tradotta e si è espressa in un articolo che ho pubblicato su questo tema della menzogna e del mentire, come dire, dal punto di vista antropologico sostanzialmente siamo dinanzi ad un aspetto, ad una questione che è contemporaneamente positiva e negativa. È positiva nella misura in cui ci manifesta la possibilità dell'essere umano di staccarsi dalla realtà nella quale si trova ad essere immerso e quindi, in un certo senso, io dico, prendere distanza. E dall'altra parte però è negativa perché dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di alcuni di questi filosofi, mentire all'altro significa comunque cercare di tenere l'altro ad una certa distanza, significa cercare di sottrarsi, significa esprimere e manifestare una sfiducia nei confronti dell'altro. Per esempio, quando si pronunciano le famose menzogne che qualcuno definisce mezze verità, per evitare di avvicinare l'altro ad una verità che riteniamo possa essere dolorosa o troppo forte per l'altro. Questa in realtà è una modalità per esprimere e manifestare una sfiducia nei confronti dell'altro, oltre che, qualcuno direbbe, una forma di protezione nei suoi riguardi. Quindi certamente la menzogna ci mette dinanzi a quello che è, secondo me, un duplice rapporto che noi viviamo con noi stessi, perché c'è un livello che qualcuno dice essere un mentire a se stessi, sul quale forse dovremmo imparare un po' a fare diversamente i conti, ma c'è anche un livello di interazione con l'altro. Quindi mentire significa esprimere e prendere contatto con questa duplice relazionalità, una relazionalità interna e una relazionalità rivolta verso l'esterno. Allora io ho provato un po' a attraversare questa riflessione sulla menzogna, che dice della possibilità di non dire agli altri quello che pensiamo oppure dire agli altri quello che non pensiamo, no? Provare ad attraversare questa ambiguità e questa costante oscillazione attraverso quattro autori fondamentalmente, che sono Agostino, Kant, Jankelevich e Hannah Arendt. Questi quattro autori hanno, evidentemente non sono gli unici a parlare della menzogna, ma mi sembra offrano dei validi e degli interessanti spunti per una riflessione. Dicevo, questi quattro autori hanno dei punti in comune, per esempio la questione della intenzione o della intenzionalità, oppure la questione, quindi si potrebbe dire, della volontarietà del mentire e della sua occasionalità o involontarietà, qualcuno potrebbe dire innocenza, ammesso e non concesso che ci possano essere delle menzogne innocenti. Ma hanno anche in comune qualcosa che ha a che fare con gli effetti della menzogna, perché non tutti gli autori, e quindi anche nel nostro caso non ognuno di noi, è consapevole o attento a quelle che sono le ricadute di una possibile menzogna, delle menzogne che diciamo. In generale, certamente le menzogne hanno a che fare, dicevo, con gli esseri umani, ma hanno a che fare anche, come dice in maniera un pochino più tranquilla, si potrebbe dire, Robert Spemann, il quale nel saggio dedicato a persone, la differenza tra qualcosa e qualcuno, ci mette dinanzi ad un livello, diciamo così, più sereno, più tranquillo della menzogna, che è quello delle molte maschere, dei molti ruoli che ognuno di noi svolge o interpreta nella propria vita, no? E quindi lui ci dice:
Dobbiamo anche renderci conto che noi siamo, fin dal nostro venire al mondo, nel momento in cui siamo nel mondo, cominciamo a svolgere e interpretare molti ruoli. Siamo innanzitutto figli, poi siamo fratelli, poi diventiamo compagni, amici e poi mariti, mogli, genitori, no? Diventiamo non lo so, imprenditori e quindi capi ufficio, diventiamo insegnanti, diventiamo. E per ciascuno di questi ruoli a volte rischiamo, come dire, di interpretare questi ruoli fino al punto da perdere di vista l'unitarietà del nostro essere. E quindi sono tanti i ruoli che interpretiamo, tanti volti che assumiamo a seconda delle circostanze nelle quali ci troviamo. Allora la domanda più radicale è: dove siamo noi? Dove alla fine c'è la nostra identità? Perché? Perché accade che in molte situazioni, non ho toccato il livello politico ancora, come direbbe Hannah Arendt, ma in molte situazioni è talmente forte il ruolo che assumiamo da portarci ad una forma di, come dire, assuefazione o esteriorizzazione. Interpretazione del ruolo che finisce per effettivamente allontanarci dal nostro vero io, no? E allora rischiamo di perderci in questa molteplicità, complessità e da aver bisogno di un riposizionamento per capire qual è l'unitarietà di quest'essere umano che si manifesta e si rivela in una pluralità di volti, in una pluralità di espressioni. Però ecco, dicevo, questa complessità io la vorrei attraversare soltanto dandovi delle suggestioni che sono questi autori, questi quattro autori che ho interpretato, che ho interpretato appunto, che sono dislocati in un arco temporale molto ampio, perché vanno diciamo così, dal IV-V secolo fino alla contemporaneità, agli anni 70. E che sono autori che ho disposto in un certo senso anche in un ordine diacronico, perché questo secondo me forse può avere anche una sua efficacia e un suo interesse, ripartendo da Agostino. Agostino che ha dedicato, come lui stesso ricorda nelle Retractationes, ben due opere alla menzogna, a testimoniare di una, come dire, necessità di affrontare la questione della menzogna. E queste due opere sono il De Mendacio e il Contramendacio, quindi sono due opere dedicate appunto a questo tema, dove certamente Agostino ci innanzitutto avverte che dobbiamo distinguere quelle che sono, direi, quella che è una classificazione della menzogna, cioè non tutte le volte che gli esseri umani, come dire, magari scherzano, magari usano un'espressione, diciamo così, che non corrisponde immediatamente alla verità, questa può essere catalogata immediatamente nella menzogna. Quindi direi che questo primo avvertimento, no? Agostino dice: facciamo attenzione a che cosa significa, per esempio, uno scherzo oppure semplicemente anche manifestare, no? Una forma quasi di protezione nei confronti dell'altro, nel non rivelare completamente all'altro la verità di qualche cosa, no? Quindi questa prima, diciamo così, avvertenza da parte di Agostino segnala comunque una necessità, un'opportunità, che è quella di distinguere tra un livello, per così dire, intenzionale o se vogliamo volontario di mentire, da un livello involontario di mentire, no? Io posso anche mentire involontariamente, io posso anche dire una menzogna semplicemente perché credo che una cosa stia in un determinato modo e invece in realtà sta in un altro modo. Oppure, per esempio, dice Agostino, io posso mentire anche sapendo che l'altro non crede a priori in ciò che sto dicendo. Quindi in realtà io dico la verità, ma l'altro non mi crede e lo so in partenza, e questa rappresenta una sorta di menzogna. Ma dicevo, le sue suddivisioni, le sue osservazioni segnalano appunto fondamentalmente quello che è il livello di
come dire, intenzionalità, volontarietà del mentire, ma non solo. Segnalano quello che per Agostino, in un certo senso, è come dire, l'interesse che possiamo esprimere o sì, manifestare attraverso la menzogna. Cioè, che grado di desiderio di danneggiare l'altro, si chiede Agostino, ci può essere dentro la menzogna? E qui fa effettivamente una classificazione che io ho provato un po' a riassumere anche con parole mie. Cioè, lui individua in realtà 8 tipi di menzogna che potrebbero essere definite in questo modo. Sono le menzogne, lui dice, che danneggiano ingiustamente qualcuno, ma che nessuno se ne avvantaggia, e che potrebbero essere, diciamo così, classificate nell'ordine delle maldicenze, no? Quando si parla male di qualcuno, danneggiandolo evidentemente, ma nessuno ne trae effettivamente vantaggio. Oppure ci sono quelle menzogne, dice Agostino, che recano beneficio a qualcuno e danno a qualcun altro, diciamo così, e recano beneficio a qualcuno e danno a qualcun altro, senza contaminare il corpo, e queste in un certo senso potrebbero essere annoverate in quelle che sono, potrebbero essere dette, la cosiddetta competizione sleale, no? Quando di fatto si cerca di danneggiare qualcuno beneficiandosi di questo danneggiamento. Ci sono menzogne che si dicono solo per la voglia, dice Agostino, e per il gusto di mentire e trarre in inganno l'altro con delle semplici bugie, e queste sono le bugie innocenti dei bambini, per esempio, no? Ci sono le bugie che si dicono per il desiderio di farsi belli agli occhi di qualcun altro e di manifestare una sorta di, dice Agostino, arguzia nel parlare. Ci sono le menzogne invece che non arrecano danno a nessuno e che nessuno ci guadagna, quindi si potrebbero dire sono delle menzogne del tutto indifferenti, e ci sono invece delle menzogne che, senza nuocere a qualcuno, giovano a qualcun altro, e queste in fondo sarebbero le cosiddette menzogne utili, no? Che sono utili a qualcuno. Ma certamente quello che, al di là, dice Agostino, della stessa classificazione, ci interessa, è, diciamo così, appunto, l'intenzione, la volontarietà, e quindi si potrebbe dire che qui Agostino lega l'aspetto dell'intenzione con l'aspetto della conseguenza della menzogna, cioè se e fino a che punto la mia menzogna serve appunto a danneggiare l'altro. E in questo senso definisce in un certo qual modo la menzogna come una trappola che attira l'altro, no? Attraverso il dire, per esempio, e cerca in qualche misura di danneggiarlo. Qui Agostino, per la verità, fa ancora un'altra classificazione, e cioè ci dice bisogna fare molta attenzione all'esito finale della menzogna, alla ragione per la quale noi desideriamo fare del male ad un'altra persona, perché questo è quello che ci mette in condizione, dice Agostino, di vedere minacciata la nostra vita eterna, quindi la nostra salvezza. Che questo non vuol dire che Agostino voglia finalizzare tutto alla vita eterna e quindi come dire, leggere la menzogna soltanto dall'angolo visuale della salvezza, e quindi depotenziando, si può dire, quella che è la vita reale degli esseri umani e la vita fisica, perché in realtà Agostino, anche su questa questione, cioè sul fatto della vita degli esseri umani, quindi del quanto noi danneggiamo o non danneggiamo l'altro, ritiene che ci sia, cioè che anche la vita fisica e quindi la vita reale, la vita che si dispiega nell'ordine del temporale, abbia una certa importanza e un certo interesse, che rivela per esempio quando si occupa del tema del pudore o quando si occupa della questione per esempio dell'integrità e della, come lui dice, e della purezza che si mantiene nell'essere umano anche quando subisce per esempio una violenza fisica, come nel caso della violenza delle donne. Lui dice le donne mantengono la loro purezza, parla proprio di verginità,
anche quando hanno subito una violenza fisica, proprio per dire che c'è una salvaguardia, direi anche quasi un rispetto della persona umana anche in questo aspetto, ma non è questo il tema che ci interessa. Quindi direi che i due elementi che mi sembrano particolarmente interessanti, che sono poi espressi un po' capovolti nel sottotitolo, e cioè la questione della volontarietà del mentire, no? Ad Agostino interessa questo tema, cioè sondare e invitare l'essere umano a interrogarsi come e perché desidera mentire all'altro, in qualche modo attirandolo in questa trappola che è espressa anche dal linguaggio che noi possiamo utilizzare appunto per mentire all'altro, e in un certo qual modo qual è l'esito della menzogna che noi pronunciamo nei confronti dell'altro. E questo è un primo, diciamo così, tornante della riflessione che può essere di un certo interesse, ma devo dire l'approfondimento, cioè lo studio di un altro grande maestro del pensiero filosofico, che è Kant, mi ha svelato qualcosa di molto interessante sulla questione della menzogna, perché Kant affronta la questione del mentire, almeno diciamo così per quanto riguarda le opere di carattere morale, in due opere fondamentalmente, che sono La fondazione della metafisica dei costumi e La metafisica dei costumi. In queste due opere Kant ritorna sul tema della menzogna in due modi fondamentalmente. In un primo tempo, nella fondazione della metafisica dei costumi, ci dice, sappiamo la sua formulazione, come dire, della differenza tra massime e imperativi, con particolare interesse per l'imperativo categorico, lo porta a dire che la menzogna non può essere altro che una massima, e cioè una strategia che in alcune circostanze può essere utile per la risoluzione di alcune questioni, diciamo così, di carattere pratico, e qui lui fa una serie di esemplificazioni, ma certamente non può ergersi ad una massima di tipo universale, non può essere trasformato in un imperativo, perché io non posso pensare di universalizzare il mentire, perché nel momento stesso in cui lo faccio, evidentemente affermo anche la stessa possibilità di non poter reggere l'imperativo categorico stesso e quindi la legge morale, quindi ammettere che qualcuno possa contravvenire a questa. E questa è la prima sottolineatura, ma quella che mi è sembrata più interessante e anche dal punto di vista antropologico, come dire, più efficace, è certamente quello che Kant dice nella metafisica dei costumi, dove nel momento in cui diciamo così si occupa di quelli che sono i doveri perfetti dell'uomo verso se stesso in quanto essere morale, Kant introduce la questione della menzogna come il primo dovere che noi abbiamo, cioè quello della veridicità, cioè quello del dire la verità, perché considera la menzogna come la negazione del rispetto e quindi del principio etico fondamentale, che è il riconoscimento della dignità dell'essere umano, cioè dell'essere l'essere umano sempre un fine e mai un mezzo. Perché questo? Perché lui dice, e qui fa una differenza tra quella che è la menzogna interna, e cioè la menzogna di noi nei confronti di noi stessi, quando noi ci raccontiamo, come dire, delle novelle, delle favole, e la menzogna rivolta verso l'esterno, cioè la menzogna rivolta verso gli altri. Perché, dice Kant, in ognuno di questi due casi, meglio ancora, nel primo caso, e cioè anche nella menzogna rivolta, cioè che noi diciamo a noi stessi, quando ci diciamo altro da quello che realmente è, noi veniamo meno al principio etico fondamentale, cioè al rispetto della dignità della persona umana, che è sempre un fine mai un mezzo, perché dice, quando noi ci raccontiamo una menzogna, ce la raccontiamo perché? Perché c'è un motivo, perché c'è una ragione, perché c'è un principio che in qualche modo anteponiamo al rispetto e alla dignità stessa della persona. Quindi questo è il venir meno del riconoscimento, il venir meno del principio fondamentale del rispetto e della dignità della persona umana, secondo Kant. E questo, diciamo così,
in certo qual modo riguarda anche la menzogna rivolta verso l'esterno, e cioè quando noi mentiamo a qualcuno, mentiamo in nome di un vantaggio, di un principio, di un utilitarismo, di qualche cosa che intendiamo ottenere, e in questo modo, osserva Kant, veniamo meno a questo principio fondamentale, che è il rispetto della dignità dell'essere umano. Questo lo porta a fare una serie di riflessioni, appunto, secondo le quali la prima menzogna e la più radicale, secondo Kant, è la menzogna di Adamo. Ma c'è anche una ragione di questo, quello che riguarda poi un tema che verrà ripreso dallo stesso Yankelevich. La menzogna di Adamo qui non sta tanto ad indicare una preoccupazione, un'attenzione di carattere religioso, come poi vedremo, quanto piuttosto l'aspetto, come dire, originario del mentire. Ed è questo che in fondo affronta Yankelevich, e cioè questo pensatore russo, dicevo, naturalizzato in Francia, affronta la questione della menzogna e il malinteso in quest'opera, tra le altre, tra gli altri riferimenti, ma in un'opera in particolare, focalizzandosi proprio su questa domanda: quando l'uomo inizia a mentire? Cioè, quando è che la coscienza, tra virgolette, pura, che l'innocente diventa mentitore? Qual è il momento e qual è la ragione per cui un innocente diventa un bugiardo? Che è in fondo la domanda radicale di Kant, cioè quando e perché Adamo, no, che è l'innocente in un certo senso, commette, risponde mentendo a Dio. E qui in quest'opera, che è suddivisa in due parti, appunto quella dedicata alla menzogna, quella dedicata al malinteso, Yankelevich individua tre motivi attraverso i quali dobbiamo indagare la questione della menzogna. E questi tre motivi o questi tre luoghi sono la coscienza, la durata e l'altro. E quindi nel caso della coscienza, Yankelevich arriva a dire che in fondo il mentitore, e quindi che la coscienza nella menzogna, non è mai una coscienza incosciente, non è mai, no, come direbbe Agostino, non c'è mai una involontarietà autentica nel mentire, ma che in un certo senso c'è una intenzionalità, e che quindi la ragione della menzogna la dobbiamo cercare fondamentalmente non come qualcuno vorrebbe o come qualcuno pensa nelle circostanze esterne, nel fatto che comunque no, siamo in un determinato tessuto che ci porta a determinate considerazioni, ma le dobbiamo cercare proprio radicalmente dentro la coscienza dell'essere umano, e quindi risalire a quello che è l'intenzione. Dice testualmente Yankelevich: la prima menzogna costituisce dunque anche la prima ruga sulla fronte ben liscia dell'innocenza, la prima complicazione annunciatrice di doppiezza, la prima ombra che comincia a offuscare il lino immacolato del nostro candore. Questo lo porta poi a considerare quello che lui definirà, sulla scia di Kant, una sorta di anfibolia dell'essere umano, cioè di doppiezza dell'essere umano. E la, diciamo così, questa possibilità che l'innocente esibisce di mentire viene in un certo senso rafforzata dalla questione della durata, dalla questione del tempo. Ora, qui, ma anche in altre opere, Yankelevich arriva a dire che il tempo non può essere definito un elemento morale, però la durata, in questo caso, ci mette dinanzi a qualche cosa che amplifica, come dire, potenzia la menzogna. Perché, in che misura? Nella misura in cui noi
in realtà nel divenire temporale diveniamo altro da ciò che siamo, ci trasformiamo, il tempo a questo, diciamo così, il trascorrere del tempo porta con sé una trasformazione dell'essere umano, direi una trasformazione naturale, per cui noi siamo oggi ciò che non eravamo ieri e ciò che non saremo domani, dice Yankelevich. E quindi dice in questo senso, il tempo fa mentire, in quanto è il primo luogo, è in primo luogo l'organo della smentita, no? Il tempo è l'organo della smentita. E questo allora però potremmo dire una sorta di disarmo contro la, l'intenzionalità dell'uomo, no? Perché da un certo punto di vista ci solleva. Ecco, questo certamente ci mette dinanzi ad una certa fragilità dell'essere umano, e cioè che è data dal fatto stesso di diventare, no? Di trasformarci, no? E questo fa dire a Yankelevich che il tempo, appunto, è massimamente infedele e che ci rende, da questo punto di vista, anche in qualche modo noi stessi infedeli, proprio perché fa sì che ci sia una trasformazione da ciò che eravamo a ciò che siamo e a ciò che diventeremo. Ma questo in un certo qual modo si riflette, questa doppiezza e anche questa ambiguità del tempo, soprattutto questa infedeltà della durata, si riflette secondo Yankelevich anche nel linguaggio. Il linguaggio è depositario, secondo lui, anche di una sorta di doppiezza che è data dal duplice livello della semantica e della sintattica, cioè dell'organizzazione delle parole e del loro significato, per cui alcune parole esibiscono una duplicità e questa duplicità è espressione, sinonimo anche di una sorta di infedeltà del linguaggio. Non possiamo come dire, fidarci fino in fondo nemmeno delle parole, di quelle parole che viceversa spesso noi invochiamo come l'espressione di una corrispondenza tra il dire e la realtà detta. E quindi anche da questo punto di vista, dice Yankelevich, noi siamo, come dire, attraversati nella nostra esperienza interna ed esteriore dalla quasi siamo assediati, accerchiati dalla possibilità di mentire. E il terzo elemento che vi dicevo è quello rappresentato in un certo senso dall'altro, no? Yankelevich usa proprio questa espressione, il primo momento, il riferimento, l'inizio della menzogna è lo sguardo dell'altro, e l'altro arriva a dire che ci induce a mentire. Questa è un'altra, come dire, ribaltamento di quello che dicevamo prima, perché da una parte c'è una intenzionalità della coscienza, dall'altro sembra esserci una sorta di, come dire, responsabilità da parte dell'altro che con il suo irrompere nella nostra esistenza provoca la menzogna. E in realtà Yankelevich vuole fondamentalmente sottolineare come è dinanzi alla questione di un'alterità, e potremmo dire anche forse dinanzi ad una questione che è l'alterità interiore dell'essere umano, cioè il percepirsi come sé e come altro da sé, che ci induce a questa sorta di possibilità di mentire. E infatti dice Yankelevich, l'altro soltanto mediante la pressione del nostro entrare in rapporto induce in me il fare maneggi. Quindi è in questa relazione che si annida e che riposa la possibilità stessa della menzogna. Dinanzi a questo quadro abbastanza, come dire, sconcertante, sconveniente e terribile, uno potrebbe dire, ma ci sono delle soluzioni, ci sono delle possibilità? Sì, Yankelevich per la verità ritiene che ci sia ci siano due momenti fondamentalmente che ci servono, che sono una sorta di antidoto contro la menzogna. Da una parte l'amore e dall'altra è fondamentalmente la morte. E qui fa una lettura abbastanza come dire, interessante e carica di tensione, carica di emotività. Perché? Perché lui dice, dinanzi alla morte,
e proprio l'evento del morire dell'altro ci impedisce ogni forma di menzogna. Dinanzi alla morte dell'altro nessuno è in condizioni o può, diciamo così, mentire, ed è proprio la morte che squarcia ogni tipo di possibilità di menzogna. Perché? Perché il morente merita una verità, e merita una verità assoluta, senza nessun tipo di infingimenti, perché il suo essere in procinto di lasciare questa vita fa sì, lui dice, che noi riveliamo completamente, totalmente, perché lui è già in una condizione di rivelazione, e quindi per questo merita che noi riveliamo completamente e totalmente la verità all'altro. Quindi questo, diciamo così, questa condizione, che è quella della possibilità della menzogna, direi che si dispiega a livello antropologico per Yankelevich, è anche quello che lo fa, in un certo senso, che lo guida alla seconda parte di quest'opera, che è quella dedicata al malinteso, dove in maniera, diciamo così, molto interessante, Yankelevich ci dimostra come il tessuto proprio delle nostre vite, la trama delle nostre vite, è profondamente e drammaticamente avvolta da menzogne, cioè che le nostre vite si dispiegano in maniera, diciamo così, profonda e quasi e continua, ecco, questa pervasività della menzogna. La menzogna pervade tutti i livelli delle nostre esperienze quotidiane ordinarie, creando evidentemente non pochi problemi, perché noi contemporaneamente invochiamo in molti luoghi e situazioni la verità, come per esempio nelle aule di tribunali, ma questa verità, dice Yankelevich, non ha diritto di cittadinanza nelle nostre storie individuali. E quindi il malinteso è qualcosa che, con cui noi, come dire, abitiamo, conviviamo quotidianamente, ed è qualcosa che però evidentemente non ha un valore positivo, perché avvelena, no, le nostre esistenze quotidiane. E questo allora effettivamente ci porta ad affrontare anche poi, per concludere, il quarto, anzi in questo caso la quarta riflessione sulla menzogna, che è quella che sviluppa Hannah Arendt, e io qui mi sono riferita in modo particolare a questo testo dedicato alla menzogna in politica, dove chiaramente qui il tema è molto attuale, ahimè, e in realtà lei dice che riprende, no? Sembra riprendere proprio questa riflessione di Yankelevich, quando osserva che in realtà c'è un carattere ordinario del mentire, e che in un certo senso però questo carattere ordinario si amplifica, sembra dire Arendt, si amplifica in maniera, diciamo così, esponenziale proprio in ambito politico, dove, dice Arendt, la veridicità non è mai stata annoverata tra le virtù politiche, e le menzogne sono sempre state considerate come strumenti giustificabili nella gestione degli affari politici. Quindi, come dire, nella politica si potrebbe dire che il binomio, il nesso tra menzogna e politica è un nesso inestricabile, insuperabile, no? E questo certamente ci dà da pensare. Ma qui, in un certo senso, Arendt ritorna sul tema rispettivamente espresso da Agostino e da Yankelevich, e cioè sul carattere dell'intenzionalità della menzogna, nel senso che la menzogna non solo abita perché, no, in un certo senso trova spazi, no, per abitare, ma abita perché è il cittadino, il primo cittadino della politica,
e perché la politica si basa in un certo senso una certa modalità di interpretare la politica, non la sua, il suo carattere originario, si basa proprio sulla deliberata, dice Arendt, negazione della verità fattuale. E questo, cioè della verità fattuale, della capacità dell'uomo di dare inizio a qualcosa di nuovo. Quindi il problema è proprio questo: la menzogna sembra rappresentare dal punto di vista antropologico esattamente la negazione di ciò che l'uomo è, perché rappresenta una trappola, no? Come diceva Agostino, intrappola l'uomo rispetto alla sua capacità, che è quella riconosciuta da Arendt, che è rappresentata dalla capacità di dare inizio a qualcosa di nuovo. Cioè l'essere umano è un essere inaugurale, no? È un essere che è capace di staccarsi da un passato, qualunque esso sia, e di inaugurare qualcosa di nuovo. La menzogna intrappola questo meccanismo e quindi in qualche modo intrappola l'essere umano stesso. E allora da questo punto di vista due sono i personaggi, o possiamo dire i tipi, che interessano ad Arendt e che qui sembra interessargli di smascherare. E questi due tipi sono gli esperti in pubbliche relazioni e i problem solver di professione. Gli esperti di pubbliche relazioni fa, come dire, una fotografia, un ritratto, secondo me molto interessante, della, appunto, della abilità, ma anche della situazione nella quale sono collocati appunto gli esperti di pubbliche relazioni, e cioè tutti coloro che in qualche modo sguazzano in questa nostra società delle comunicazioni, in questa nostra società dei consumi, dice la Arendt. E questi, diciamo così, sono i manager della menzogna. Perché? Perché sanno e sono interessati a gestire solo le opinioni degli esseri umani, quindi rimangono su un piano superficiale e non affondano, diciamo così, e non intercettano il livello umano che invece interessa Arendt, che è quello del pensare, che è quello del pensiero. Quindi non solo, come dire, si specializzano, no, su questo livello superficiale, ma anche convincono gli esseri umani, proprio per le loro abilità, per la loro professionalità, li convincono che sono le opinioni ciò che contano nella vita degli esseri umani. E dice Arendt, non ci sono limiti alle invenzioni degli esperti in pubbliche relazioni. E questo evidentemente porta a fare i conti con quello che è il tema della manipolazione degli esseri umani, perché questi esperti, dominando, gestendo appunto la comunicazione, sono anche capaci di intercettare i bisogni e proprio per questo di manipolarli. I secondi tipi, per così dire, che vivono, che colorano questo paesaggio delle nostre società, appunto della nostra società moderna, sono appunto i problem solver di professione, che sono in realtà dei tecnici che hanno a che fare con gli aspetti più pratici anche della vita e che, lui dice, in realtà hanno una, hanno come obiettivo quello di mentire per una forma, dice, di malinteso patriottismo, cioè utilizzano in modo più sistematico dei precedenti soprattutto la capacità di fare calcoli, e quindi attraverso una serie di dispositivi, si potrebbe dire logico-matematici, dimostrano agli esseri umani e dimostrano a diciamo così agli uomini, dimostrano a noi in un certo senso, ah eccolo, questo è il testo, ci dimostrano quali sono le soluzioni che dobbiamo trovare. E quindi questi tecnici, questi problem solvers, sono diciamo così, utilizzano, come dire, il meglio della logica e della matematica, ma in realtà per fini ingannatori, no? E perché loro dicono, ecco qua,
dice, perciò non erano soltanto intelligenti, ma si facevano un vanto del loro essere razionali, spaventosamente al di sopra di ogni sentimentalismo e innamorati della teoria, della teoria, il mondo del mero sforzo mentale. I problem solvers erano ansiosi di trovare formule, preferibilmente espresse in un linguaggio pseudo-matematico, in grado di unificare i più disparati fenomeni che la realtà presentava loro. E cioè erano ansiosi di scoprire leggi, eccetera. Quindi attraverso il calcolo, attraverso diciamo così, la logica, attraverso dei dispositivi, si potrebbe dire quasi di carattere scientifico, hanno però anche in questo caso manipolato, no, informazioni, comunicazioni al solo fine, al solo scopo di ingannare. Anche in questo caso, quale, diciamo così, soluzione, quale versione positiva e che anche, diciamo così, quella che interessa maggiormente per presentare una sorta di terapia, no, di questa visione negativa che anche in questo caso Arendt ci propone. Ma io credo che fondamentalmente questa risposta e questa proposta positiva, che è anche un po' la conclusione di questa mia chiacchierata, anche per parlare insieme a voi, diciamo, la trovo fondamentalmente nella sua fiducia e nella sua proposta positiva, che è l'essere umano. Fiducia nell'essere umano, fiducia nella sua capacità, non tanto nella canzone, ma nella sua capacità di intercettare nell'essere umano la sua capacità di mettersi in dialogo con se stesso, no? Noi abbiamo lavorato molto anche a scuola su questo tema, perché io credo che sia veramente il contributo uno dei contributi più interessanti di Arendt, che ritorna, lei dice, alla lezione socratica, cioè ritorna a Socrate per mostrare come nell'uomo ci siano questi due elementi fondamentali, no? L'elemento del pensare, l'essere due in uno, lei dice, con il quale noi entriamo in dialogo con noi stessi. Noi abbiamo la possibilità, abbiamo la capacità e quindi la possibilità di mettere sempre ciò che pensiamo, ciò che sentiamo, ciò che abbiamo l'intenzione di fare al vaglio del nostro stesso giudizio, al vaglio del nostro stesso pensiero, e questo è un aspetto estremamente positivo dell'essere umano. E dall'altra parte, dice Arendt, noi abbiamo un elemento, anzi una facoltà, che è la volontà. E che cos'è la volontà? È quello che, a cui facevo riferimento prima, che accennavo prima, cioè la capacità di iniziare sempre, di inaugurare sempre un nuovo agire, una nuova scelta, anche staccandosi completamente da quello che è accaduto nel nostro passato. E è proprio questo che dal mio punto di vista interessa, cioè questa possibilità per l'uomo, io credo, insomma, di staccarsi dalla menzogna, e anche il mio auspicio, oltre che direi quasi un mio bisogno, che l'essere umano possa effettivamente rivelare, manifestare qualcosa di diverso. E lo dico esattamente con le parole di Arendt, con le quali concludo, perché ritengo che sia questo, insomma, un po' il messaggio che attraverso questa riflessione possiamo ricavare. Dice Arendt: il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua naturale rovina, è in definitiva il fatto della natalità, in cui è ontologicamente radicata la facoltà di agire. Grazie. Beh, grazie a te per questa panoramica e anche poi per questa chiusa che peraltro hai citato anche a scuola, esatto, oggi, che mi sembra... Sì. Tra l'altro anche Gabriella Baptist insisteva sul fatto che l'essere umano non è un essere per la morte, ma è un essere natale, sì, no? Riferendosi proprio al concetto di natalità in Hannah Arendt, e da lì al fatto che l'essere umano è colui che inizia sempre qualcosa di, sì, nuovo, quindi in questo senso nasce e rinasce, sì, molte volte.
Quindi a proposito di quello che diceva lei prima, sì, siamo veramente? Mi viene da chiederle. Posso dire che la nostra essenza, essenza in chiesa, non so, non ho il linguaggio, l'essenza come la parte di umanità vera nostra, coincide con il modo come gestiamo la menzogna, visto che siamo, viviamo in un tessuto. Certo. Insomma, quindi la nostra essenza coincide con il nostro modo personale di gestire le menzogne. O la menzogna, meglio la menzogna. Non so. Sì, questa è una, no, questa è una bella lettura, anche una bella definizione. Questa è una bella definizione, sicuramente, che si ricollega a questo discorso, no? Del dialogo interno. Sì. Vorrei ad ogni costo salvarmi, salvarci ad ogni costo. Ma penso che ce lo meritiamo, insomma, no? Nel senso che in questa, se appunto lo ricolleghiamo a quello che dice Arendt, è profondamente vero, perché la nostra capacità di pensare è una forma di sorvegliamento della menzogna. Io dico anche una forma di, ci può portare però anche ad una forma di evitamento della menzogna, no? Perché io posso proprio attraverso dal suo il discorso pensiero, mi chiedo scusa perché sono dei pensieri, deduco che è più facile cercare di gestire in modo suo che uscire, in modo proprio che uscirne, penso. Mi pare, da quello che ho capito. Sì, io credo che sia, personalmente però, io credo che sia più opportuno anticipare la menzogna, piuttosto che prevenire. Sì, sì, e io penso che il pensiero, l'attività proprio pensante, ci offra questa possibilità. Ah, io pensavo invece di spezzare una lancia a favore della menzogna, perché forse, cioè, non sarei così radicale in questa lettura, diciamo, perché anche parto per esempio dal discorso di dialogare con se stessi. Mm-hmm. Fondamentalmente questa cosa presuppone una forma di menzogna, cioè secondo me il fatto di mentire a se stessi è qualcosa che è costitutivo, lo dice, cioè non solo mentire agli altri, ma anche mentire a se stessi fa parte secondo me del nostro modo di vivere. Ma in senso positivo lo dico, perché proprio collegandomi col discorso che facevi tu sul discorso del tempo, no? Del tempo in cui in un determinato momento tu non sei una cosa e nel momento successivo tu puoi essere quella cosa e viceversa. Ed è proprio mentendo a te stessa che tu puoi, secondo me, fare anche questo scarto. Cioè ci deve essere anche, forse, non so se sbaglio, c'è anche un collegamento con la volontà. Cioè come che io ho dei dati di fatto, che una realtà che mi dice, a meno che la menzogna non riguardi qualcosa, questo, tipo per esempio questa cosa è rossa, io dico che è verde, allora sì, questa è una menzogna banale, nel senso, tu parlavi prima del qualcuno e del qualcosa, riguarda le cose, ok, va bene, non piace neanche a me, però quando riguarda se stessi, allora io dico, ho una situazione in cui oggettivamente dovrei arrivare a determinate conclusioni, e invece il nuovo, per pensare il nuovo, io devo mentire a me stesso, io devo dire per esempio, no, questa cosa non la puoi, tutto dice che non la puoi fare, però io mento a me stesso, mi autoconvinco, infatti questa cosa qui dell'autoconvincersi di qualcosa che non è vero, uno pensa che tutte queste cose motivazionali siano stupidaggini, invece si è scoperto che il nostro cervello funziona benissimo quando tu dici a te stesso una cosa che non è vera, e riesci a farla, cioè uno per esempio dice, ma io mi sento bella, magari è brutta quella persona, e invece diventi più bella, poi no, allora mi prendo sempre io su questa cosa. E inoltre, proprio perché noi non siamo come le cose morte, ma diveniamo, nel divenire non esiste, proprio questo qua è Platone, ma anche Deleuze o anche Lewis Carroll quando parla di Alice, cioè nel momento in cui tu divieni, cioè no, non in un momento fisso, ma proprio quando tu divieni, sei contemporaneamente una cosa e il suo opposto, perché tu divieni per esempio più grande ma anche più piccola di come stai divenendo, cioè è una cosa logica, però contemporaneamente, mentre tu divieni, sei sempre puoi essere sempre potenzialmente tutte le cose. Ed è qui che secondo me la menzogna può giocare un ruolo positivo, perché se la menzogna è costruttiva, mettiamola così, sto molto semplificando, allora può servire. Rispetto invece alla menzogna collettiva, anche sul fatto che la doxa e l'opinione anche per Arendt siano così, io non ho adesso i dati per dirlo,
Non penso che sia così negativa la visione, per esempio, della doxa, perché la menzogna, anche il fatto di rapportarsi agli altri attraverso la menzogna, secondo me è il primo strumento per entrare in relazione. Cioè, non vedo questa. Io non credo che ci possa essere un dire la verità diretto. Cioè, non credo che ci possa essere un rapporto diretto con la verità. Ecco. Per questo, secondo me, la menzogna è la maschera, tutto ciò che ha a che fare con il non vero, è lo strumento principe per arrivare al vero. E a chi dici però, è proprio per questo di Jankelevich quando dice, tu hai detto una cosa sul morente, cioè proprio a chi devi mentire, è proprio al morente che tu devi mentire, tu non puoi dire al morente tu stai morendo, tu al morente devi dire no dai, non ti preoccupare, ce la fai, stai vivendo, è proprio lì secondo me che la menzogna invece serve, tu non puoi mai, chi direbbe a una persona che sta morendo, stai morendo? Lo sa. Ma non è se stesso, lo sa. Sì, un mostro. No, è questo no, la differenza. No, ma la persona che no. Sta morendo, tu non gli dici mai. No, ma lo sa. È questa la differenza. Non stavamo parlando del morente, stiamo parlando di chi. Del fatto che tu sei costretto a dire la verità a chi muori. Non stiamo parlando dal punto di vista del morente, il punto di vista è di chi si relaziona con il morente. Io non direi mai a un morente, sì, stai morendo, ciao. E io non ce la farei mai, per esempio. Invece, secondo me, è proprio al morente che si deve mentire. Ma è una menzogna giusta. Oppure uno per esempio che ha una malattia e sa che morirà, tu gli dici no adesso muori, molla tanto, invece no, tu gli dici no devi lottare perché tu ce la puoi fare, capisci? Lo accompagni serenamente verso la fine, ma non gli dici che... Intanto una questione, noi a volte facciamo una confusione tra la coerenza e invece diciamo così la congruenza, che sono due cose diverse. E rispetto a questo, la coerenza, che per me è negativa, è una sorta di imperativo al quale noi, tra virgolette, ci sentiamo in dovere di rispettare, quindi devi. E questa è il contrario dell'essere vivente e in un certo senso è ciò verso cui poi mentiamo, la coerenza, il rispetto della coerenza. La congruenza è un'altra cosa, è quel sentire interno, profondo, di ciò che noi siamo. Lì c'è, secondo me, la necessaria, il necessario bisogno di dirsi la verità, quella verità che non è coerente, che non è mentale, che è anche corporea, perché c'è una verità del tuo corpo che parla contro la tua testa, e quella però è una verità, ed è una verità del tuo essere, ed è quella che appunto la scuola psicologica Maslow piuttosto che Rogers, che è lo psicologo che secondo me ha messo bene a fuoco questo discorso dell'essere congruente, che lui chiama un sentire di pancia, dove tu senti ciò che sei e ciò che in un certo senso ti identifica in quel momento e che probabilmente è contrario a quello che tu vorresti essere, è contrario a un tuo essere ideale, è contrario ad una tua costruzione mentale. Perché conta di più quello? Perché è la verità di ciò che sei, no, perché passa attraverso il tuo corpo. C'è una il corpo è più potente del fatto che io penso di non essere. Posso anche negarla quella cosa? Cioè io non credo che esista un grado bisogna zero, fare attenzione, vero, bisogna fare attenzione perché il pensiero c'è una costruzione, no? Mentre la verità del corpo molte volte è più, diciamo così, passa, è immediata, è immediata, è un sentire, è un sentire. Ecco, infatti, ma io non credo nell'immediatezza. Cioè non esiste nell'essere umano l'immediatezza delle cose. Esiste sempre il fatto che io ho questa percezione che sento dentro di me questa cosa. È comunque una cosa che è sempre un livello di elaborazione, non c'è immediatezza, non c'è una verità del corpo, per questo no. Non ci può essere no. Una verità, non c'è una verità del corpo, c'è una verità no, del corpo, c'è una verità del corpo che può essere negata, cioè, la verità può essere negata, ma il corpo la rivendica, questa è logica, la verità non può essere negata, se è una cosa vera non può essere negata, la morte non può essere negata, è l'unica cosa vera. Allora, quando c'è un livello di stress, un livello di tensione, che tu puoi anche negare mentalmente, ma il corpo parla, c'è una verità del corpo che è irriducibile ad ogni forma di pensiero. Ci sono persone che stanno male e negano questa cosa e riescono a combatterla. Ma la negano, però, ma la negano, sì, ma non è che possa, che puoi dire che non c'è. È una menzogna che vince sulla, che si vince, capisci? Cioè non è che si afferma poi quella. Io penso alla verità come qualcosa che si afferma a prescindere. Ma no. Cioè che non puoi, no. Che non è che dipende da te. Se dipende da me, allora è tutto. Secondo me non esiste una
un nocciolo duro dell'essere umano, ecco. Ma non esiste una verità, ma non esiste una verità assoluta, esatto. Capisci? Cioè esiste questo, ma e allora se non è assoluta non è la verità. Non può essere una verità, non ma la verità del tuo essere è la verità, per esempio, del tuo essere corporeo, no? È il tuo, è la tua, non è la mia. Quello che tu senti è il tuo, è quello che senti qui adesso in questo momento. Probabilmente tra mezz'ora non la sentirai più, no? Ma quella è una verità di te che tu puoi decidere di ascoltare o non ascoltare. Se l'ascolti, sei in dialogo con te stesso, ma è una verità di te e tu la riconosci e le dai valore, come no? E se sentivo me stesso e questa cosa mi dice mi devo suicidare, allora mi ammazzo. Cioè, non io credo che bisogna ascoltarla. Io credo che bisogna decidere cosa ti piace fare, semplicemente. Cioè, io penso che c'è sempre un livello di media, capito? Non c'è, ah, io adesso sento questo, allora faccio questo. Cioè, non mi sembra che... Hai detto esattamente... Allora, c'è, io dico questo, io non nego, che, infatti, è proprio quello che, in cui credo. Io credo che noi diveniamo e che noi siamo altro da ciò che eravamo e diventeremo altro da ciò che siamo. È proprio per questo che il dialogo con se stessi è necessario. È proprio per questo che l'ascolto di ciò che io sono, di ciò che io sento qui in questo momento, dove io non voglio essere coerente, io voglio essere congruente. E la congruenza comporta, dice Rogers, accanto al sentire, una sorta di autorivelazione che tu puoi accettare o non accettare, ma che io comincio ad avere con me stessa, no? Per esempio, io adesso mi sento scomoda, ma faccio finta di essere piacevolmente seduta in questa poltrona. Questa è una menzogna. Invece questo è il modo di agire dell'essere umano, perché poi diventa ma è il modo di agire perché tu scegli che sia il modo di agire, ma non è il modo di agire, perché io, se sono congruente con me stessa, ti dico: in questo momento sto veramente molto scomoda, perché non lo posso dire? In maniera molto, come dire, disarticolata e poco sistemica, una relazione interessante e ha suscitato in effetti tutta una serie, no, di riflessioni. La seconda è venuta adesso, mentre vi ascoltavo, e la faccio la prima. Cioè, anche l'automenzogna, anche l'autoinganno. No, mi viene in mente per esempio Kierkegaard, lo stadio estetico, il seduttore che si autoinganna, che crea questa vita dispersiva dell'attimo, dell'emozione, della seduzione, per non accogliere quella che dovrebbe essere la verità invece di un'esistenza. Che può essere quella etica, della responsabilità, dell'impegno, eccetera, o addirittura poi quella religiosa che discorre. Perché ricordo, è chiaro che c'è un'essenza dell'essere umano che viene in qualche modo coperta, mascherata, e questa è una grandissima bugia, no? che ci raccontiamo. Ed è un racconto che serve a non pensare. No? Ora, ovviamente la domanda potrebbe essere se il pensiero è in grado di svelare questo inganno, e questo inganno quando può essere svelato, con quali mezzi. Ovviamente su questo poi ci sarebbe molto altro, Schopenhauer, Colpino di Maio, quindi scorre. La seconda riflessione invece, che era, mi veniva prima, riguarda la parte finale del tuo intervento, quello dell'Arendt, cioè a livello politico. Perché noi è come se pensassimo che la menzogna, l'inganno, è sempre di volte che è inconsapevole. Ma in realtà non è così, molto spesso non è così. Faccio un esempio molto velocemente per spiegare ciò che voglio dire. La pubblicità. Tutti sappiamo che è ingannevole. Non esiste la pubblicità ingannevole, perché il messaggio pubblicitario è di per sé stesso ingannevole, in quanto cerca di presentare un prodotto per ciò che non è. No? Abbiamo tantissimi esempi. E la tecnica pubblicitaria adesso è quella che viene usata in politica. Se noi osserviamo anche quello che sta avvenendo in questi giorni, la campagna elettorale, non avviene tramite un confronto e una partecipazione attiva dei cittadini. Non c'è non sono momenti in cui c'è un confronto tra i candidati
e i cittadini. Avviene tutto attraverso mezzi televisivi, cioè la televisione che in qualche modo promuove i candidati. Io vedevo qualche sera fa un problema molto interessante sulle prime campagne elettorali televisive, quelle per esempio che hanno opposto Nixon a Kennedy. E la cosa molto interessante qual era? Che gli analisti analizzavano da un lato ciò che avveniva in televisione e quindi l'impatto che aveva sulle persone e dall'altro ciò che avveniva attraverso la radio, no? E l'impatto sulle persone. Ora, la radio che è priva del mezzo dell'immagine, no? E che in qualche modo stimola forse maggiormente la riflessione, il pensiero, dimostrava che Nixon avesse avuto più fosse stato migliore. La percezione di chi ascoltava la radio era questa. In televisione la presenza di Kennedy non c'era, bucava lo schermo, è stata, come dire, molto più forte. Il punto qual è? Che ormai il candidato viene impacchettato, viene infiocchettato, viene da coloro i quali fanno questo mestiere per apparire molto più credibile di quanto non sia. Non so, e chiudo, ma la menzogna ancora più forte forse, no? È quella che riguarda gli stessi contenuti. Perché? Perché qui non abbiamo una politica che vuole dirigere, che vuole in qualche modo orientare, no? anche a costo di essere impopolare e minoritaria. Abbiamo una politica che recepisce la parte proprio del ventre, no? Quella più emotiva, e l'amplifica. È quello che sta avvenendo, no? Certo. E questo produce poi un effetto in qualche modo di coro. Io mi riferisco a quello che è avuto qualche giorno fa, no? Laddove alla battuta di Berlusconi sulla bomba sociale presentata dai migranti, non c'è stata, come si aspetterebbe da parte di chi si trova all'opposto e la pensa in un altro modo, una smentita, cioè un dire no, non è così, non c'è una bomba sociale. No, c'è stata un'accettazione di una menzogna, di una chiara menzogna, e di un ribaltamento di responsabilità. La bomba sociale c'è, ma la colpa è tua. Ma in questo modo capite che la menzogna viene portata all'ennesima potenza. Concludo, ma le persone che assistono non lo sanno? Sì, lo sappiamo. Sappiamo che quello che ci viene non tutti lo sanno, e questo è il potere. Io sono convinto invece di un'altra cosa. Io sono convinto che tutti lo sanno, e la scelta di questo o quel candidato non avviene sulla base di una verità, non avviene sulla base della constatazione che Tizio dice il vero e Caio dice il falso. No, avviene su un discorso totalmente differente, su quelli che possono essere interessi di parte, parziali, elementi ideologici, benefici che le posso trarre, paure anche, sì. Non molte paure, ma non sulla base della verità. Perché, voglio dire, chi diceva l'analista, no? Ha analizzato quali sono le promesse elettorali, ma non solo di Berlusconi o di Renzi o di Di Maio. E il risultato è che per fare fronte a quelle promesse bisognerebbe spendere 280 miliardi di euro. Questo è un dato reale, no? Lo sappiamo tutti, eppure. Non lo sappiamo tutti. Lo sanno alcuni, lo sanno. No, non lo sanno tutti. Lo sanno chi legge, lo sanno chi ascolta, lo sanno chi fa i conti, lo sanno chi. Però sono ingannate inconsapevolmente. Io penso invece che potremmo essere vittori. Io penso che noi sappiamo di essere ingannati, e tutto sommato questo non ci dispiace. Perché poi pensiamo di ottenere qualcos'altro. A questo sicuro. A questo scusate la lunghezza. Volevo chiedere una cosa. Ieri sera sono andato a vedere uno spettacolo di Anna Mazzamau. Bellissimo. Lo spettacolo è carino perché lei si considera una donna brutta, anzi bruttissima, un mostro, diciamo. E quindi in questo spettacolo fa un elenco gustosissimo di quelle che sono tutte le bugie che gli hanno detto per evitare di dirgli sostanzialmente che è un mostro.
Veniva fuori una catena di bugie pietose che è veramente impressionante. Quindi a volte anche, cioè, si trova applicato, insomma, nella realtà la cosiddetta bugia pietosa, no? Che secondo me è una delle peggiori, perché è una mancanza di corrispondenza che meriterebbe l'omicidio. Cioè, chi mi dice una bugia pietosa, io non so, sono d'accordo, prenderei a calci, no? Poi lei mi ha nominato questo filosofo Yankelevich. Ecco, mi si conferma anche questa idea che appunto i filosofi, quando devono fare definire un concetto o devono definire una un'ipotesi, si rifanno sempre ai miti, anche quelle belle bugie, no? E qui ci si rifà al mito di Adamo, interessante. E Agostino, quando va a definire la lista delle bugie, si rifà al mito di Isacco e Giacobbe, no? Quando appunto Giacobbe dice la bugia a Isacco, lo inganna, no? E quindi è interessante. Allora, la domanda è questa. Di fronte alla bugia che Giacobbe dice a Isacco, insomma, no? Di fronte all'inganno, questa è quello che avete detto, un po' il dato di fatto, sì, lo ha ingannato, no? Agostino dimostra che non è una bugia, perché quella è la interpreta quel fatto come un'altra cosa. Nella lista delle fantasie che è in dove lo metteremo? Dove la collochiamo questa? Non la io non mi interessa chiamarla, diciamo, ecco, per esempio nel bugiardo di Goldoni lui dice: io non sono un bugiardo, io faccio delle spiritose invenzioni. Lei ha usato molto la parola invenzione, non c'è limite alle invenzioni, non c'è. Che invenzione è questa che vuole definire la bugia attraverso il processo di interpretazione di un fatto che è relativo? È la fede dà la licenza di dire bugie? Abbiamo un problema con la verità, no? Gesù Cristo ha detto: cos'è la verità? Lui ha detto, Pilato gli ha detto: cos'è la verità? Dice: una verità, via, la verità, la verità. Cos'è la verità? Gli chiede, grande Pilato. E lui, fine, il Vangelo lo finisce lì. Poi altri hanno messo tante belle spiegazioni, però Gesù Cristo, quindi, rassegniamoci anche noi, quindi, a avere un problema con la verità. Questo sicuro. Ecco, no, io solo questo, volevo sapere in quale sta di questa lista di piccoli. Agostino è un retore e quindi come tale risponde da retore, nel senso che prima fa petizio, nel senso che riconosce che nell'Antico Testamento ci sono molte bugie, e lui lo dice: nelle Sacre Scritture ci sono molte bugie. E poi contestualmente, direi, suggerisce un'ermeneutica dei testi sacri che non sia quella, diciamo così, puramente e prettamente umana, perché, come aveva già detto nel De Dottrina Cristiana, l'ermeneutica dei testi sacri deve essere, lui dice, guidata dalla carità, no? E non tanto, e quindi uscire da questo discorso della lettera, no? Uscire da un'interpretazione della lettera e quindi dei testi sacri alla lettera, ma leggerli alla luce evidentemente della carità. E quindi la risposta in questo caso sarebbe la verità che in qualche misura, no? Sarebbe insita, no? nel gesto. È chiaro che non scagiona totalmente rispetto alla menzogna, ma serve a scagionare Dio, in definitiva. Non scagiona l'uomo, ma scagiona Dio, che induce a dire una menzogna, ma per un fine ulteriore, soprattutto perché in realtà quel gesto non si compie, e quindi è un gesto che in certo qual modo serve a esprimere il grado di fede. Però fino a che punto la fede ci legittima a dire bugie?
questa è una questione, direi, alla quale spero che non voglia la risposta da me, lo spero proprio, insomma, no, nel senso che non ci sarà neanche una risposta, e soprattutto io non penso che la fede possa legittimarci a dire delle bugie, assolutamente. Però c'è questo, è quello che penso io. Una cosa interessante è che di Agostino, che ha parlato di enunciato della bugia, uh-huh, e questa forse è la cosa più interessante, lasciamo stare la fede che può riguardare uno o l'altro, ma questa interessante enunciazione è forse il segno che la bugia ha a che fare con la linguistica, cioè esiste, anche, certo. Allora, si può mentire per lessico o per sintassi, cioè secondo me il problema è lì, cioè noi possiamo riconoscere una bugia, no? Cioè, adesso faccio un esempio grossolano, ma quando Hitler dice io non voglio invadere la Polonia, il giorno dopo, no? Quindi cioè c'è un sistema, quasi una doppia forma con cui il linguaggio mente. Ecco, sarebbe interessante esercitarsi a capire questo, premesso che sono d'accordo con tutte le cose che sono state dette dal punto di vista dell'attitudine psicologica a voler essere ingannati, a desiderarlo, nell'amore non ne parliamo. Cioè, a voler ingannare anche, non a voler essere ingannati, a voler ingannare. È così, secondo me c'è il problema del linguaggio grosso da affrontare nella bugia, cioè qual è la forma con cui la bugia si manifesta. Però non è una domanda, questa è una, sto pensando un attimo così, alta voce, ma va bene così. Ma su questo da una parte c'è il positivismo logico che direbbe una cosa, ma certamente però il linguaggio non è mai, come dire, puramente neutro, nel senso che il linguaggio viene da ciò che noi diciamo fondamentalmente, quindi non c'è soltanto un livello sintattico, ma c'è anche l'intenzionalità. Se io dico non lo so, se io dico intenzionalmente adesso una frase che viene smentita domani mattina, è chiaro che io lo dico con il preciso intento di ottenere un effetto, un risultato che sia appunto, no, l'essere piacevole, l'essere gradevole, l'essere suadente, l'essere il convincere qualcuno per ottenere un beneficio. Lo so, lo dico non perché descrivo, come dire, fenomenicamente una realtà diversa da ciò che è, ma lo faccio con un intento preciso che è quello di ingannare l'altro, e che è sempre però secondo me anche un gesto di sfiducia nei confronti dell'altro. A me questo è anche l'aspetto che mi interessa, perché mentire è l'espressione di una mancanza di fiducia nei confronti dell'altro. Questa per me è la cosa, in un certo senso, che mi inquieta di più, perché nel momento che io lo faccio per pietà, che io lo faccio per potere, che lo faccio per qualunque ragione per cui lo faccio, è l'espressione comunque di una mancanza di fiducia nei confronti dell'altro. Un atto pietistico che francamente ne faccio volentieri a meno, proprio perché la bugia pietosa, a qualunque grado io la declino, è sempre anche molto dolorosa, perché è l'espressione di una profonda sfiducia nei confronti dell'altro, non è qualcosa di come dire, no? Di riconoscente, cioè non riconosce la dignità dell'altro. In questo, secondo me, Kant ha colto nel segno, almeno su questo versante del mettere la dignità della persona al primo posto. Posso? Sì. Ma io giusto due cose. La prima è di sottolineare l'aspetto della bugia in quanto offesa dell'intelligenza dell'altro. Uh-huh. Nel momento, e quindi questa è la cosa che in quanto offesa dell'intelligenza. Sì, perché tu dicendo una bugia mi offendi, certo. No? Certo. Più che avere fiducia a me, e quindi come una manifestazione, un tentativo di dominio sull'altro, sì, attraverso l'offesa della sua intelligenza, perché questo è quello che succede, possiamo dire anche a livello politico, sì, no? È la tendenza dell'altro a mantenerlo, cercare di mantenerlo al di sotto di una certa, certo, dimensione culturale, si pensa. Ora invece volevo riprendere il discorso fatto con Alessandra, evitando ulteriori polemiche da parte di Alessandra. Allora, il discorso è questo. Sì, è pur vero che io mento comunque a me stessa,
nell'impormi di sentirmi ed essere in un certo modo per arrivare a un determinato obiettivo e quindi cercare di eliminare determinati disagi che il mio essere sente e che se dovessi assumere in totalità non riuscirebbe a poi a compiere quello. Però questo spirito, questo atteggiamento, questa voglia di un attimo reprimere e superare attraverso una menzogna a se stessi o qualche situazione di tragico, non può sempre rimanere così. No, perché tu devi comunque tendere a un momento di equilibrio in cui poi puoi affrontare te stessa sinceramente, senza menzogna, anche se tu l'hai utilizzata. Magari poi poterne farne un'altra, però ecco, no, questa è la dimensione. Ma sempre andando avanti di menzogno in menzogno. Vabbè, ma infatti ma anche questo è l'esempio, però la bellezza, no? A me non mi torna, perché tu dici, io mi devo dire che sono bella anche se non è vero, ma bella in riferimento a che? A chi? No, perché magari io dentro di me sento di essere brutta, però mi guardo e dico, no, sei così brutta, Alessandra. Però scusa, grazie, lo so. No, ma però è anche questo, voglio fare un altro esempio. Ci sono altre persone che vogliono essere benissimo. Perché ci sono dei livelli che sono molto, molto diversi, che non possono essere messi insieme, no? Quello, io prima quando dicevo il pensiero, no? Pensiero è, non è il pensiero puramente intellettuale, l'aspetto puramente cognitivo. Il pensiero c'è anche un sentire emotivo, no? Se io mi sento brutta questa mattina, mi sento depressa, mi sento, come dire, con le pile a terra, la verità è dirlo. Cioè, perché? La verità è dire, no? Ma come, perché? Perché devo dirlo? Perché se io vedo Angelo e penso che è brutto, gli devo dire, e finita la ragazza. Ma non c'è, no! Angelo, sei brutto, tu mi sei simpatica, tu non ti sento solo, ho finito i rapporti. Invece ci vuole una dimensione di falsità buona. La verità. Ma tu dici tutto quello che pensi alle persone. Dai, sarebbe finito di stress anche. Se continui a mentire a te stessa, inconsciamente ti causi stress. Perché mentire? Io lo so che magari mi sento brutta, dentro di me lo so, però sto dicendo che do valore alla menzogna, non sto dicendo, io dico che la menzogna ha valore, tutto qui. Sì, infatti. Non è una cosa tipo dire che, non è che non lo so, c'è la consapevolezza della menzogna, ma se io dico che devo stare nella verità e dico che la menzogna fa schifo, secondo me mi causa molto più stress, perché alla fine esco per strada e dico tutto quello che penso e rimango sempre. Ma la verità non è un dogma, la verità non è un dogma. La verità è di ciò che sento qui adesso in questo momento, questo che io dico congruenza, questa è la verità, è di ciò che c'è uno stato di cose che tu dici non puoi, che sì, è quello lì, che io non do valore, però su quello io sono d'accordo, poi c'è il linguaggio, cioè, secondo me la questione del linguaggio è centrale, infatti, ma centrale, non vorrei aprire un altro. Io credo che abbasserò il livello della discussione, perché io sono qui per una curiosità. Io ho raggiunto un'età per cui posso dire... Vabbè, puoi mentire sulla questione. No. Allora, sulla curiosità è questa. Quando poi andiamo all'anagrafe, però. Se c'era questa conversazione sulla menzogna, siccome io fino a una certa età sono stato un grande bugiardo, è una cosa... Me lo dicevano gli altri e poi ripensandoci ho constatato... No, ecco, mi interessava capire soprattutto una cosa, cioè, io non sono un pentito, nel senso non mi sento in colpa del mio passato da bugiardo, e naturalmente questo è durato fino al superamento dell'età della pubertà, poi le cose sono cambiate, e volevo cercare di capire qualcosa di più di questa radice, che non è una cosa che mi ha... inficiato quello di poter sviluppare una personalità anche onesta, onesta verso me stesso e onesta verso gli altri. E soprattutto io ricordo molto bene alcune lezioni di filosofia del mio professore di filosofia, cui lui mi ha sempre detto: la verità non sta mai da una parte sola, e comunque non è mai qualcosa di statico, è sempre qualcosa di venire. E mi ha insegnato che nella vita bisogna sempre andare alla ricerca della verità, che non è importante trovarla, ma l'importante è cercarla. E io, nonostante questo passato da bugiardo, che poi riesco anche a capire
le situazioni ambientali, per cui era anche un modo di avere considerazioni in un mondo in cui non ne avevo socialmente, e quindi questo ero venuto qui per cercare di capire qualche cosa di più di questa radice, e devo dire che da quello che ha detto lei, io credo di avere, di andarmene con qualcosa in più, soprattutto perché ho capito una cosa, che il fatto di mentire non sempre è qualcosa di fortemente dannoso. E ecco, me ne vado a casa più tranquillo, perché credo poi soprattutto di avere fatto un percorso che mi ha portato alla luce rispetto a un'ombra che fino adesso mi sentivo ti quasi sentiva, sì. Sono molto contenta. Ho capito che cosa hai provocato. Io sono molto contenta perché no, io non è che qui non c'è un pro e contro la menzogna, attenzione, no? Non c'è un pro e contro la menzogna. Io credo, no, che noi nei nostri riguardi, io sento il bisogno di dire la verità a me stessa, questo sicuramente. Poi esercito appunto il pensiero che mi porta a scegliere se e in che circostanze non dirlo. Per me è molto problematico, devo dire le menzogne, per me fa proprio problema, cioè io proprio non riesco, posso anche dirlo, non riesco a mentire, questo è un limite, no? Rispetto al genere umano, perché indubbiamente questo può creare anche dei problemi, dire... onestamente le cose che sento in questo momento, no? E crea dei problemi, perché è anche molto, come dire, sconveniente, no? dire quello che uno, però è come una persona che, no? Non riesce a non mentire. Io non riesco, o non sono riuscita in molte situazioni a mentire, e questo è il mio problema, quindi da un certo punto di vista io non sono contro la menzogna, però certamente riconosco che è una forte difficoltà proprio nei riguardi del mentire, intanto perché mi incarterei, non sarei capace, comincerei a scordarmi quello che ho detto, cioè sono talmente abituata è faticosissimo, sì, faticosissimo, cioè io non reggo, se mento me le devo scrivere perché mi devo ricordare quello che ho detto, è proprio sto mettendo. Prego, mettete. No, io sarò velocissimo, in effetti come Arturo abbasso un po' il livello della discussione. No, non è vero. Non mi fa. No, ma provo per essere un pochino riduttivo, però concreto. L'autore russo, riferendosi al tempo, il tempo diventa giustizialista nei confronti della bugia, della menzogna. In sintesi tutti i nodi vengono al petto. E l'amore è l'altra categoria che può ovviare a questa situazione. Nel momento in cui lei mi ha colpito all'inizio, quando lei ha iniziato il suo bellissimo percorso, infatti poi ha risposto adesso nell'ultima parte del suo discorso, io sono allergica alla menzogna. Allora dico, io mi domando, ma perché ne ha sentite tante di menzogne? No, questo non lo so, non me lo so neanche posta sinceramente, il problema se chi mi ha mentito. È che proprio, non lo so, c'è un problema. Ma perché bisogna imparare a mentire? Non lo so, interessante. Nella sua introduzione, no? Sì, ha detto subito, io sono allergica. Verissimo, sopporto le persone che mentono. No, perché non accetto allora la doppiezza dell'essere umano. La doppiezza non nel senso negativo, la doppiezza nel senso di... Quello è un dato. Non è che non lo accetto, proprio è un dato, secondo me è quasi, come dire, non accetti che ci sia questo tavolino. La studio, la analizzo, la doppiezza, ma poi la mettere. Diciamo così che è un dato, nel senso che l'essere umano è capace di, è capace di mentire, è capace di dire la verità, proprio perché può scegliere... non. Diciamo così che io sono di quelli che preferiscono e che inverano la capacità di non mentire.
Ma probabilmente non sopporta la debolezza. Ma stiamo facendo una psicanalisi a me? Non ho capito. No, c'è Elisa che... Sì. Due cose, molto piacevole questa cosa, sia la relazione piacevolissima, molto interessante, ma poi la discussione, perché ci stiamo divertendo perché c'è il libro che si intitola Bugiardinati, quindi e stavo pensando, no, che c'è un duplice livello che noi questa sera abbiamo, secondo me, messo in evidenza. Uno è un livello, scusate il tecnicismo, teoretico, cioè noi vorremmo scoprire la verità della menzogna. Assurdo! Cioè la verità della menzogna per è una contraddizione, quindi ecco perché nascono poi le diversificazioni. D'altra parte invece c'è un livello fenomenologico della menzogna, forse noi siamo più vicini al livello fenomenologico di come si manifesta la menzogna in tanti modi, no? Per quanto riguarda invece questa verità della menzogna, è qua un'approssimazione. Come tutte le approssimazioni, ovviamente ci pone, no, di fronte ad una variabilità enorme. Quindi forse da questo nasce poi, no, sia il disagio sia la discussione. Perché quello che noi abbiamo di fronte è, stavo pensando, è emerso dalla relazione pure, no? Che nasciamo. E su, quella della ruga mi è piaciuta moltissimo, la prima ruga. E come impedire l'invecchiamento? Impossibile, le rughe esisteranno. Quindi diciamo esiste un'ombra, esiste la doppiezza della verità, che la menzogna, nel senso che la realtà si mostra in tanti modi, e quindi quello che appare una verità appare, no, nel suo contrario menzogna, e viceversa, la menzogna, diceva Alessandra, poi appare come una verità. Quindi io penso che sia molto interessante, no, questa indagine, che è molto complessa, e lo abbino anche all'amore, perché si parla, perché questa cosa è rimasta aleggia qua tra di noi, no? Perché l'amore, e mi ritorna in mente sia un passo del Vangelo, che più o meno quando Maria vede, no, nella resurrezione, insomma, è l'amore di Maria in realtà che lo vede, ma non c'è, probabilmente non c'è. Quindi l'amore ha anche il suo doppio insito, no, verità e menzogna, perché qua appariva come, diciamo, molto più una percentuale di persone che pensa che l'amore sia più menzogna che non verità, no? Dipende dal punto di vista. Cioè l'amore in sé è uno spazio complesso doppio, di suo doppio, e quindi ciò che per una parte appare verità, dall'altra parte appare l'opposto, menzogna, e viceversa. Dipende di che amore parliamo. Qua secondo me è qua qualche problema ce lo creiamo, sì. E per rispondere con gli Yankelevich, cioè, dipende che cosa intendiamo quando parliamo di amore. E per quello che riguarda Yankelevich, l'amore è qualcosa di un po' diverso da quello che noi, come dire, intendiamo e anche forse pratichiamo, perché lui, no, lo dicevo oggi, fa questa differenza tra l'amore puro e l'amore impuro. E l'amore puro, anzi meglio, partiamo dall'amore impuro. L'amore impuro è l'amore interessato, ma non nel senso che è interessato, ma nel senso che diciamo così, si interessa all'altro e che ama l'altro perché lo ama perché è bello, perché è intelligente, perché è simpatico, perché è ricco, perché è ricco, perché no, perché comunque lo ama perché un po' come vuole. E Yankelevich, per al vertice dell'amore impuro, colloca l'amore verso Dio, perché è Dio, cioè, voglio dire, grande furbizia, perché amiamo, no, l'essere assoluto, eterno, onnipotente, e quindi il big del big, no? E quindi questo è il massimo dell'amore impuro. L'amore puro, invece, è l'amore totalmente disinteressato. Lui dice che ama e basta, senza nessun motivo, senza nessun perché, senza nessuna ragione. Ama e basta. E quello che ci spiazza è che questo amore puro non aspira alla reciprocità. Ama e basta. Può essere solo unidirezionale, ed è lì la differenza. E questo amore puro non ha bisogno neanche di ingannare, perché è puramente rivolto all'altro, no?
nella sua alterità totale, indipendentemente da tutte quelle che possono essere le caratteristiche dell'altro. Dice appunto Yankelevich che è l'amore che, diciamo così, non c'è una pedagogia dell'amore, che è tutto e niente, è tutto o niente, che è appunto questa però purezza, che appunto può essere una purezza ineffabile, ma che non nasce da una motivazione alta. In questo senso si potrebbe dire, ritorna quell'idea, no, di purezza, che è fine in sé e non strumento per altro, per me, per il mio soddisfacimento, per il mio godimento. È impraticabile, è disumano, non so, vedete voi, però... Come? Un po' l'amore verso i figli, ecco, su questo per esempio Simone Weil direbbe di no, perché secondo lei è la forma di un amore interessato, perché è mio figlio, esatto, perché è mio figlio e non perché è l'altro. Il problema è che c'è, no, e su questo noi dobbiamo fare i conti, c'è sempre nel nostro essere una spinta egoistica che in qualche modo rappresenta quella sorta di, come dire, calamita che sempre ci fa ricondurre le esperienze soggettive a noi, no? E noi da questo in qualche modo... Vabbè, sopravvive pure alla delusione del figlio che cresce male, sopravvive quella mosca, che delude. Sì, sì, sì. Di una certa... È una, anche secondo me, diciamo così, ci si avvicina molto su quel versante lì. No, solo una cosa che si allontana, diciamo, un po' da tutto quello che... io volevo svincolare l'idea della menzogna, forse è banale come cosa, però l'idea che la menzogna sia legata al falso, perché forse è questo un po' che, non lo so, è emerso. Cioè, ciò che è una menzogna non è necessariamente una cosa falsa. Poi noi nel nostro, diciamo, da quando è nato il cristianesimo, questa cultura, c'è stata una netta distinzione tra vero e falso, da quando si è appunto creata, formulata questa verità assoluta che è appunto il Dio cristiano, e tutto il resto è falso, non solo è una menzogna. Infatti non è un caso che Agostino, quando parli dei mendaci, di coloro che... quando parla... dice, si scaglia contro coloro che professano il politeismo, che dicono cose false, e appunto anche involontariamente, oppure, però ecco, loro dicono cose false. Nel mondo antico questa connessione con la falsità già non c'è, infatti, perché non c'è una verità assoluta e tutto il resto è falso, che poi questo si può, diciamo, guardare dal punto di vista teologico dal quale lo sto guardando io, però infatti per i greci, per esempio, la menzogna, l'inganno, non è qualcosa di totalmente negativo. Cioè, Ulisse è il mentitore per eccellenza ed è l'eroe che ha salvato la Grecia, quindi via alla menzogna. Non è vero, no, dicevo, quindi non c'è questa connessione con il falso. Tra l'altro, mentire in latino deriva da mens, e significa, oltre che, vabbè, mentire, dire, significa immaginare, quindi non vuol dire necessariamente dire qualcosa che non è vero, anche perché la nozione di verità, appunto come dicevo prima, non è la stessa, cioè per i greci e per i romani il mito della caverna. Infatti quando è arrivata la filosofia, infatti, si è decisa anche la verità. Infatti c'è un bellissimo, due libri bellissimi, che è uno di Paul Venn, che i greci hanno creduto i loro miti, e è uno di Etienne, che è i maestri di verità nell'antica Grecia, che proprio è su questa cosa qua, cioè sul fatto che ci siano dei sistemi, sono tutti e due i libri, dei sistemi di verità. Non è vero che... Sì, moderno, già è avanti. Però bisogna anche fare attenzione, perché cosa dice Platone? Cosa dice? Che quando il filosofo rientra nella caverna e dice che cosa ha visto, verrebbe ucciso. Sì, infatti. Perché? Socrate è stato ucciso. Però no, dico... perché questo? Vabbè, adesso lo apriremo. No, però dico... Perché dice la verità. Questa è la risposta che vuoi...
Non è che la voglio io. No, è se era questo che volevamo. Cosa, cioè, dice la verità. Non è che non si può dire la verità. Sì, sì, ma è ovvio che se dici la verità nella polis, dove tutti credono che gli dèi esistano. No, ci sono, ma perché non partire dal posto platonico per credere a questa cosa? Capisci? Noi leghiamo proprio la posizione platonica. No, no, non leghiamo proprio la posizione. No, io Alessandra sì. Io dico che sono i livelli. No, Platone non dice la verità, dice i livelli di realtà. No, che è una cosa ben diversa dalla realtà. Sistemi di realtà. No, Platone. No, no. È una guerra civile. Pensi di realtà. E salva anche l'immaginazione. E infatti usa il mito. Infatti, infatti. Ma non sono d'accordo su questo. No, no, sono d'accordo. Vero, vero. Credo che questa lettura. No, l'unica cosa. Anche gli dèi si ingannano sempre tutti. L'unico diciamo, l'unica soluzione di un inganno umano nei confronti di Dio, dicono contantalo, dicono sempre bugie. Quindi, diciamo, volevo solo rivalutare un po' la menzogna in questo senso di inganno. Tra l'altro, l'inganno è molto legato alle donne, cioè l'inganno viene tramato dalle donne, Clitemnestra, eccetera. Cioè, è un universo che tesso non ho di reti, esatto. Sì, 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 ma la testa questo è tutto legato. Però ecco, riguarda la menzogna qualcosa di un movimento anche immaginativo, cerebrale, logica. Comunque. Ecco, ma io non dico che è attuale, cioè io non ho detto che proprio, anzi nel movimento di Yankelevich il tempo, la durata, la trasformazione per me è fondamentale, io dico che ognuno di noi ha la capacità però di sapere esattamente dove è in questo momento, dire che io non sono adesso quello che ero e quindi questa però come dire, il ciò che sono oggi non smentisce ciò che sono stata, è nel divenire, quindi il tradimento, se vogliamo, di ciò che io ero, io lo non solo lo ammetto, ma lo auspico in un certo senso, perché io non vorrei assolutamente essere sempre identica a me stessa. Quello che dico è che la capacità di pensare e di appunto la volontà che ci rende sempre nuovi rispetto a ciò che siamo ci dà proprio la possibilità di dire a noi stessi questo livello di dirlo a noi stessi secondo me è fondamentale perché ha a che fare non con un ideale appunto di me, di coerenza, di fedeltà a me stessa che è qualcosa che secondo me è molto pericoloso per l'umano, ma ha a che fare con un'idea di appunto essere chiamiamolo così congruente di autorivelazione che però per me è fondamentale come livello di conoscenza di sé e di dialogo con se stessi e di sentire di sé. Possiamo chiudere qui, mi pare che sì? Insomma, la discussione sia stata anche abbastanza ampia e quindi vi faremo sapere diciamo, le puntate successive di questi incontri pubblici della Scuola al Caro. Grazie, grazie Donatella. Grazie a voi. Per questa... Insomma, grazie a voi.